L'evento del 3 settembre, organizzato dalla dottoressa Greco e dai medici del presidio ospedaliero di Pescara, ha rappresentato proprio un riconoscimento ai medici che hanno ripreso la giusta e dovuta luce per proprio combattere la battaglia del Covid. Da loro è iniziata una sinergia positiva e hanno elaborato un protocollo sperimentale speciale che verrà attuato qui sul territorio abruzzese e consiste sostanzialmente in un monitoraggio di uno screening sul territorio per quanto riguarda una campionatura che iniziamo con 700 bambini per vedere la positività o meno in ambito anche per il problema scolastico. Ovviamente da questo progetto poi è nato e sono state illustrate altri punti critici proprio in ambito scolastico che è quello anche dei bambini più fragili. Ho parlato con la dottoressa, con il direttore generale Antonella Tozza del MIUR, è iniziato un confronto molto costruttivo, poi ho continuato a colloquiare con l'ispettore Bocchia, con il quale ora stiamo elaborando un ulteriore progetto sempre per prevenire anche delle eventuali difficoltà inerenti al Covid e ci stiamo confrontando per un programma per questi bambini più fragili che ovviamente non possono frequentare la scuola per problemi di immunodeficienza e far sì che anche loro vivano e continuino a vivere la scuola avendo una socialità quasi ordinaria. Ecco, siamo fiduciosi in questi progetti, ho ricevuto, per la verità sono stata contattata da altri garanti di altre regioni, i miei colleghi, i quali sono anche loro interessati a questo protocollo sperimentale sulle feci. Quindi saremo tutti concordi nel programmare anche un'eventuale emergenza, speriamo che non si verifichi, per le malattie, quelle che sono stagionali, e per il Covid che si attende appunto il periodo critico in ottobre e novembre.